Ciao Giulia, benvenuta. Ciao, che piacere per me essere qui oggi. Grazie. Allora Giulia, come è iniziata la tua avventura nel mondo della moda? Beh, iniziò tutto 2 anni fa, dove ho frequentato dei corsi accademici di portamento presso l'ST Fashion Academy di Cologno Monzese, e da qui ebbe inizio il mio percorso che mi ha portato poi a dei concorsi di bellezza, raggiungendo poi le passerelle della Milano Fashion Week. A proposito di questi concorsi di bellezza, ci puoi parlare di questa esperienza? Sì, certo. Appunto ho partecipato a questi concorsi che poi porto nel cuore, e tra i più importanti nel 2015 ho partecipato a Models for Italy di Johnny Maser, classificandomi seconda classificata con la fascia di Miss Cinema. Poi successivamente ho partecipato a Miss Mondo nel 2016, anche qui arrivando poi nelle selezioni nazionali, quindi tra le prime. E poi infine ho partecipato a Miss Mona Lisa, che sono arrivata prima classificata, quindi sono Miss Mona Lisa 2016. E infatti poi a settembre adesso farò il passaggio corona per la nuova Miss. Complimenti, hai un curriculum sicuramente importante. C'è qualche altro aspetto che ti coinvolge professionalmente? Successivamente, oltre al di là dei concorsi di bellezza, ho sfilato per vari brand da nord a sud Italia, dove ho cominciato a sfilare per ADV, che è un'agenzia di moda, tra cui mi ha portato poi a collaborare per Masellis, dove ho sfilato lì per il festival di Altomonte. Poi successivamente, appunto, come dicevo prima, ho sfilato alla Fashion Week di Milano grazie a Sabrina Spinelli e al B20 di Paolo Di Stasio, e poi ho collaborato anche con l'Accademia del Lusso, dove poco tempo fa abbiamo fatto la sfilata dello Unique, ed è stata una bellissima esperienza, perché poi abbiamo, lo Unique ha collaborato con televisioni nazionali e internazionali, quindi per me è stato un sogno. Parlando un po' di te, della tua persona, come ti definisce come carattere? Io sono un po' introversa, un po' timida, però diciamo che mi piace anche farmi vedere, ecco. Certo. E a breve c'è qualche cosa che è in progetto nei tuoi lavori? Sì, ci sono dei progetti, ancora non posso rivelare molto, però sto collaborando con Agnello Solimeno. Sì. E ci saranno un po' di sorprese in arrivo. Già qualcosa è stato anticipato sui social, dove con Agnello abbiamo collaborato con Salvatore Macri, che è uno stilista originario del sud, della, sì, Calabria, della nostra regione, sì. Anche della mia, perché come si può capire dal mio cognome anch'io vengo da lì. Bene. Che zona esattamente? Catanzaro. Ah, tu sei di Catanzaro, quindi nella provincia di Reggio. Bene. Bene, bene. E stavo dicendo che sono state già messe delle anteprime su Facebook di alcune foto, infatti se andate a vedere si può vedere qualcosina, e vedremo nei prossimi giorni cosa uscirà. Saranno delle belle sorprese comunque. Che rapporti hai con i social network tu? Diciamo che in pratica ci vivo, diciamo così, con i social network, perché comunque con il lavoro che faccio ultimamente è molto importante l'utilizzo dei social, anche perché è un mezzo per farci vedere e per far sì di avere contatti per lavoro. Un consiglio per chi volesse intraprendere questa attività di modella? Innanzitutto di non aver timore,
di essere spensierate se, di non arrendersi al primo ostacolo a cui si va contro, anche perché in questo mondo è pieno di ostacoli e bisogna entrare con l'idea che comunque è pieno di ragazze che vogliono fare questo lavoro e se si vuole arrivare ad un obiettivo, non bisogna arrendersi, quindi continuare sempre per la propria strada e raggiungere questo obiettivo. Ed essere quindi determinati. Va bene, Giulia, che dire, grazie per la tua gentilissima disponibilità, ti auguriamo una felice estate Grazie e a risentirci presto sulle a nostre frequenze, va bene? voi. Certamente, Ciao, a grazie. presto. Ciao ciao.